Buonasera. Buonasera e benvenuti da Snacchia Agnola. Stai cercando il Signore? Se vuoi che il Signore faccia un cambiamento nella tua vita, se vuoi conoscere il Signore, allora chiama Snacchia Agnola. E ricorda, devi trovare il Signore. Trova il Signore prima che Lui trovi te. Potete farci capire meglio la vostra religione? Vogliamo avvicinarci? Voi siete i... Noi siamo la Chiesa dei Presbiti Intercostali di Montecatini. Presbiteriani? No, presbiti. Ah, presbiti. Noi il Signore da vicino non lo vediamo bene, lo vediamo bene solo da lontano. Ah, ho capito. Ci potete regalare qualche pillola di saggezza, vi prego? È un bel momento, certo. Questo. Vorrei ancora... Snack, racconta la storia di John. Ma certo, Agnola. La parabola dell'uomo senza le esse. Ah. Ignore, ti prego, dove sei? Ho bisogno di te, Ignore. Aiutami, Ignore, ti prego. Alvami da Atana. Il serpente mi tenta, Ignore. E allora, questa è la preghiera di John. Il Signore ha accolto la preghiera. Ed oggi John fischia come una caffettiera, forte. Ringraziamo il Signore per la lettera S, questa lettera meravigliosa, fantastica. Ringraziamo il Signore per la bella lettera S, venuta proprio bene. Grazie. Bella storia. Ringrazi anche tu il Signore. Sì, io? Sì, deve ringraziare. Per che Ti cosa? Chiami Serena? Sì. Preferisci Serena o Erena? No, meglio Serena. E allora, è meglio che ringrazi Signore. Grazie, bisogna Signore. Bisogna sempre ringraziare il Signore. Eppure presto, perché se no il Signore prende subito d'aceto. Sì. È vero, Nora? Sì, è vero. Grazie. È vero. Adesso Agnola ci parla un po' della sofferenza del mondo. Grazie, Snack, perché io so, come tutti voi, che c'è tanti sofferenza nel mondo. Ci sono tanti bambini che soffrono la fame. È vero. Tanti nel mondo, ma anch'io so che cosa vuol dire avere la fame, patire la fame, perché domenica scorsa erano le 2:30 e avevo fame e tutti i ristoranti erano pieni e non avevo prenotato e avevo fame. Bisogna sempre prenotare. Allora facciamo una preghiera che in questo momento tanti bambini in Africa possono prenotare. Sono molto colpita dalle vostre parole. Non devi fare come è successo alla povera Mildred. Oh. Che è successo a Mildred? Raccontiamo la storia di Mildred. Sì, Snack. Mildred non conosceva il Signore, non aveva aperto il cuore al Signore, non lo faceva entrare nella sua vita. No. La povera Mildred viveva in una casucchia di paglia e non conosceva il Signore. Un giorno il Signore bussa alla porta di Mildred. Toc toc. Chi è? Sono il Signore. Non ti apro. Allora, Signore, soffia forte e spazza via Mildred con tutta questa fottuta casetta di paglia e la sbatte all'inferno, dove brucia per l'eternità con queste fiamme che la bruciano e tutta la fiamma che la involge in un'unica palla di fuoco e di dolore e che le fa le croste nero sulla pelle mentre crolla nel nulla del diavolo, del demonio, e come la lava dell'inferno che esce dalle orecchie, la lava che esce dal naso della povera Mildred, e chiama aiuto, ma nessuno la viene aiutare, c'è solo uno che guarda, ma ride perché vede questo spettacolo, perché vede solo una crosta nera. Povera Mildred, povera Mildred. Salutiamo la povera Mildred. Ciao, Mildred. Ma è una cosa tremenda. I'm sorry, Mildred. Allora adesso il nostro tempo è scaduto. No. E allora la trasmissione finisce qui. Ma se tu vuoi conoscere il Signore, se vuoi salvare la tua anima, se ti senti solo,
Se ti senti triste, sì. Se sei una conduttrice di mezza età tutta rughettosa che fa ancora dei programmi dei comici, quelli vecchi, vecchi, vecchi che non fanno ridere manco per la cipa e ancora insisti e fai tristezza a guardarti. Ma che è la parabola mia, scusi? A Snack e Gnola. Che è la parabola mia questa? No, no, parlavo in generale. Ah. In e allora scrivici, in quel caso, cerca il Signore con noi e trova il Signore, ricorda, trova il Signore prima che Lui trovi te. Ti è rimasto molto poco tempo, sai? Il domani potrebbe non arrivare mai. Tomorrow will never come. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Il Signore è un gran Signore. Io ho fame. Hai fame? Sì. Andiamo a sparare quella bacchia scotta di te che sta sì, dietro. Sì, perché no, dai.